Quello che vedete qui è inglese, cioè sta trasmettendo dall'Inghilterra. Quella cazzo di antenna usando il cavo. Fuori dalla finestra. Sì. Allora, quello che. No, non voglio, lascia che si veda. Allora, quello che vediamo oggi è l'uso della parte, diciamo, digitale nell'ambito radioamatoriale. Abbiamo visto, voi usate spesso, presumo, il digitale e lo usate, nel senso che utilizzate internet che è digitale e lo utilizzate anche utilizzando come metodo di trasmissivo le onde radio tramite il wifi. Quello che vedremo oggi è come queste possono essere utilizzate all'interno di collegamenti radioamatoriali, dove all'interno ci sono delle problematiche che non ci sono nell'uso wifi. In questo momento noi stiamo ricevendo dall'Inghilterra. Sfido chiunque col wifi di casa a fare l'Inghilterra quando già a 100 metri il segnale non c'è più. Naturalmente vi faccio un piccolo preambolo su cosa sono i radioamatori. Le frequenze, eccetera, eccetera, poi vi spiego la parte digitale. Tenete presente una cosa, che la prima trasmissione in etere, cioè in etere in realtà non esiste, comunque via radio, era digitale, perché il Morse di fatto è digitale, perché è tasto giù, tasto su, quindi è digitale, è una trasmissione digitale. Quindi in realtà le prime trasmissioni erano digitali, con ricezione manuale ad orecchio, però la trasmissione da un punto di vista puramente tecnico era digitale, perché c'era o portante su o portante giù, oppure o il beep o l'assenza di beep. La linea in realtà sono tre beep consecutivi. Il punto è un punto solo. Quello serviva per dare il clock. Se voi trasmettete su a 1200 baud, quello c'è un start e stop che dà il clock per sincronizzare. Lì per sincronizzare usavano che la linea era a tre punti rispetto al punto, quindi c'era il punto, aveva una lunghezza di un secondo, facciamo esempio, la linea era a 3 secondi. Però dal punto di vista puramente tecnico era digitale, perché tasto giù, tasto su, infatti erano due. Da lì poi la cosa è evoluta. Attenzione che adesso, ancora oggi, il Morse è usatissimo tra i radioamatori, perché è una delle ultime frontiere per riuscire a fare un collegamento al limite del segnale, perché il beep lo sentite sempre, il fischio mentre la parola è più difficile da capire quando c'è molto rumore di fondo. Quindi i collegamenti più distanti oppure al limite del segnale vengono di solito fatti esclusivamente in quello che viene chiamato Morse, che in realtà si chiama, cioè viene chiamato radioamatore CW. Io sono radioamatore adesso faccio il bullo, dal 1988, quando avevo la modica età di 17 anni. Richiede un esame che bisogna fare presso le poste telegrafi. A quel tempo era difficile, adesso passano tutti. È a quiz tipo. Passato l'esame viene data la patente che dura tutta la vita. Da lì basta richiesta la licenza a cui viene assegnato il nominativo. In questo caso questo è un nominativo che viene assegnato. Il nominativo non è una cosa a caso, ma viene assegnato con una certa logica. Nel caso dell'Italia un nominativo inizia per I, è seguito da una lettera che di solito identifica o la zona di provenienza o il tipo di licenza. Poi è seguito da un numero che è di solito, anzi, che è l'inizio del codice dell'avvento postale della regione in questo caso è 3, e siamo nel Veneto, e vale lo stesso per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino. E poi c'è una sequenza di 3 lettere che è consecutiva, A, 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 B, A, A, C, e va avanti. Ottenuto la licenza, che è quella che poi identifica viene assegnato il nominativo, è possibile parlare. A differenza dei CB, dove hanno una frequenza unica, i 27 mega, i radioamatori hanno una serie di frequenze che partono dalle più basse, che sono i 300 kHz, 380, adesso non mi ricordo esattamente, fino ad arrivare ai giga 74, ci hanno fatto anche prove a 124 giga e stanno facendo anche i 240. Per cui frequenze altissime.
Queste sono assegnate da un comitato internazionale che poi i singoli stati assegnano ai radioamatori. Quello che noi stiamo adesso vedendo è una trasmissione sui 14 mega, detti anche 20 metri. Questa permette di fare, diciamo, normalmente collegamenti europei, senza, praticamente sempre. In certe condizioni, che dipende molto dal sole, si riescono a fare collegamenti praticamente in tutte le parti del mondo. Dipende molto dalle condizioni del sole, delle macchie solari, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, andiamo sulla parte digitale. Inizialmente, negli anni 92, 93, 94, quando non c'era ancora, diciamo, le ADSL, esisteva una metodologia che permetteva di collegarsi sia a TCP/IP sia in AX25, che è un X25 modificato per l'uso radio, e io riuscivo a leggere le mail costantemente 24 ore al giorno attraverso la radio, perché c'era un gateway che dalla radio andava in internet fatto localmente. Questa qui era una trasmissione che era uguale identica ai modem che usavate per collegarvi telefonicamente. Era 1200 baud, poi c'è stata l'evoluzione a 9600, poi ci sono stati dei modem successivi molto più elevati, però con le radio comuni, quindi con questa tipologia di radio, si riusciva a trasmettere al massimo 9600 baud, che a quel tempo era ancora accettabile. E si riuscivano a scambiarsi email, a scaricare qualche programma, che anche a quel tempo erano piccolini, e quindi si riusciva a fare comunicazione. Io ho imparato moltissimo lì, perché il TCP/IP era di una lentezza abnorme, e guardando il monitor, quindi i pacchetti passare, per fare un collegamento passavano 3-4 secondi, per cui vedevi il SYN, la CK, l'handshake, tutto. Quindi l'handshake lo si vedeva tutto, e uno che aveva voglia di imparare capiva molto, perché aveva tempo di capire i pacchetti che passavano quando faceva un collegamento TCP/IP. I radioamatori hanno anche una classe A, 44, è assegnata completamente ai radioamatori. Io ho un 44, non mi ricordo più. Quali sono le problematiche? Secondo le frequenze, tipo questa dei 14 mega, le problematiche in questo caso sono due. Una sono i disturbi sotto. Vedete questo beep? È quello che sta decodificando. Sentite quanto rumore c'è sotto. L'altra problematica è l'evanescenza, cioè il segnale non è costante, ma varia. Varia perché le condizioni, siccome l'onda non è diretta ma rimbalza sul cielo, quindi ci sono degli strati che non sto qui a spiegare, dove l'onda viene riflessa. Questa può fare più salti, fino a questo caso arrivare a Londra. In realtà questa ne facendo uno, perché è 800 km, quindi rimbalza 800 km, scende dall'altra parte ed è a Londra. Però questo strato che rimbalza è variabile, per cui delle volte fa rimbalzare più segnale, delle volte meno, per cui si ha il fade, quello che viene chiamato fading, quindi c'è il segnale che va su e giù. Inoltre ci sono una serie di disturbi, se nell'intermezzo ci sono temporali qui o ci sono temporali dall'altra parte, sono tutte scariche che arrivano. Il problema quindi di avere... Quindi nel corso, di questi anni sono stati creati dei protocolli che permettono le comunicazioni via digitale, anche con segnali molto bassi. Quello che stiamo vedendo adesso è in questo momento quello che permette di avere il miglior rapporto segnale-rumore, migliore intelligibilità nonostante forti disturbi. Si chiama PSK31. Viaggia a 31 baud, infatti se vedete la scrittura è alla velocità in cui arrivano i dati. Ha un vantaggio abnorme: la grandezza di banda che occupa è di 31 Hz, 40 Hz. Quando adesso io sto parlando su questo microfono, io sto andando da 200 a 6000, 7000. Vuol dire che dove io ho una comunicazione radio posso solo parlare io, possono starcene centinaia di quelle comunicazioni nel mezzo, perché è 31 Hz come grandezza di banda. Che vantaggi ha avere una banda così stretta? Il vantaggio è che io posso chiudere, quindi restringere, i filtri e
andare a catturare unicamente quella parte che mi interessa. Quindi se riesce ad avere un rapporto segnale, scusate, una decodifica del segnale nonostante ci siano disturbi sotto. Il protocollo non prevede correzione d'errore, per cui molte volte se guardate la cosa viene ritrasmessa più volte. Così se viene perso un dato istante, un carattere viene perso, viene comunque ricevuto con quello successivo. Quello che vedete qui è una ricezione reale, cioè sta avvenendo in questo momento. Allora dicevo, quello che è interessante su queste tipologie di comunicazione è che ne sono nate diverse. Quelle che ci sono in questo momento le vedete qui. Si va da PSK31, che è quello che riceviamo adesso, uno che si chiama Olivia. Questo qui deriva da un protocollo militare che viene usato dai militari americani. Anche loro hanno il problema di dover comunque ricevere informazioni dall'esterno e con segnali al limite e devono essere sicuri che la gente lo riceva. Per cui ci sono dei protocolli che sono nati inizialmente militari e alcune persone sono venute a conoscenza, li hanno modificati, perché non possono usare esattamente quello, li hanno leggermente modificati per non creare problemi, li hanno usati in ambito radioamatoriale. Anzi, in realtà molto spesso sono alcuni protocolli di questo tipo nascono da radioamatori e vengono poi usati in ambito militare. Il PSK31, quello che stiamo vedendo adesso, in realtà arriva dal RTTY, che in realtà è il TTY che avete sul vostro Linux, perché è terminale, è il famoso terminale che si vedeva negli anni 60-70, però la R sta per radio, quindi inviato via radio, a 75 baud, 300 baud, 150 baud, e vengono trasmessi dei dati. Il PSK è la stessa cosa, solo che è stato adattato per avere una minore occupazione di banda, quindi riscendere moltissimo, va dai 31 ai 40 Hz una trasmissione PSK. Sostanzialmente, quindi come vedete, ci sono una serie di protocolli, tra cui anche la ricezione del fax ancora oggi su alcune frequenze decametriche, vengono inviate le trasmissioni e le cartine meteo, perché dovete contare che è vero che ci sono i satelliti eccetera eccetera, però molte navi utilizzano ancora la ricezione di questo tipo per avere le cartine meteo. Ci sono informazioni anche delle boe che sono sparse in giro per l'acqua, scusate, per gli oceani, che inviano dati sulla situazione del tempo, e queste sono inviate via decametriche, perché sono le uniche che permettono di fare molta strada senza dover occupare potenze enormi. Hanno solo il problema che devono avere antenne un po' lunghe. Ci sono domande? Prego. Allora no, in teoria il 44 è utilizzato all'interno della rete radio, non potrebbe essere utilizzata, cioè se non sei radioamatore non potresti entrare nella rete 44, in teoria. Ci sono dei gateway che permettono di passare da una parte all'altra. Diciamo che questo lato qui è molto sceso con il discorso internet ADSL rispetto agli anni 96-97, dove 93, dove operavo io. Però a quel tempo io spedivo una mail a uno in Francia e gli arrivava la mail. Ci impiegava una giornata, perché era sostanzialmente quello che adesso viene chiamato più o meno peer-to-peer, perché lui trasmetteva la mail a una BBS vicina, la quale trasmetteva quelli che sanno di Fidonet. Funzionava grosso modo come Fidonet, per cui ognuno si trasmetteva, però dovete contare che era 1200, c'erano mail di un po' di tutti e quindi ci impiegava un po' di tempo. Qualsiasi persona poteva sia diventare BBS che ripetitore che qualsiasi cosa,
e quindi c'era questo, io potevo fare telnet su un ponte e poi andare su un altro ponte, si giocava chi andava più distante a quei tempi, e man mano che si andava distante più diventava la latenza abnorme, perché aspettavi magari anche un minuto prima che tornassi indietro la lettera che avevi scritto. E comunque sì, la 44 esclusivamente usata in teoria all'interno della lettera amatoriale. È molto calata come uso, perché ripeto, c'è internet, quindi è più conveniente. Internet viene anche usato, quello che, diciamo la vecchia modalità 1200/9600, per quello che viene chiamato packet cluster. Cos'è il packet cluster? Io collego una stazione africana in questo momento che non c'è, e lo scrivo, e questo viene lo scrivo come informazione. Io in questa frequenza ho collegato questo tipo e lo mando via. Questo viene ritrasmesso a tutti quanti quelli che sono collegati al packet cluster. Se qualcuno interessa va su quella frequenza, addirittura ormai gli apparati sono comandabili dal PC, per cui ti arriva la configurazione e dici vai pure, ti configura già la radio e sei già pronto per operare su quella frequenza. Quindi quel lato lì è abbastanza poco usato. C'è un altro uso che è la PRS, che praticamente dà informazioni sulla posizionamento della macchina o del tempo, per cui tu te lo metti in macchina e puoi seguire il radioamatore in macchina dove sta andando, perché lui ogni X manda l'informazione della posizione, e questo viene fatto dalla macchina verso al nodo, viene fatto via radio. Poi dal nodo può essere sia collegato via radio oppure hai gateway in internet, per cui da internet riesci a vedere, e utilizzano Google Maps e quindi vedi tutte le macchine dove stanno andando. In America è abbastanza figa come cosa, poi se ti perdi in America sulle strade magari ha senso. Quello che vediamo qui, il discorso dei radioamatori, allora interessa a fare il collegamento, non interessa molto di più. Allora interessa collegare la stazione. Per collegare la stazione esiste un protocollo, che è quello, il passaggio di un rapporto, quindi quanto bene arriva, che è quel 5-9 che vedete, e alcune informazioni. Nel caso del PSK vengono date alcune informazioni in più, perché è un po' più veloce. Alcune volte, per esempio nelle gare, viene dato solamente il rapporto, le minime informazioni. Perché un collegamento sia valido bisogna che ognuno si scambi il rapporto, quindi il nominativo e il rapporto, quindi che ognuno riceva il nominativo dell'altro e lo ripeta, e che ripeta, cioè che ascolti il, come si chiama, il rapporto di come arrivava. Quello che vediamo, vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo come si svolge una comunicazione. Di solito il CQ è c'è un protocollo di cui CQ è la richiesta di collegamento. Viene passato, in questo caso 3 volte nominativo, perché non si sa mai con i disturbi, quindi di solito viene sempre passato 2 o 3 volte nominativo, dopodiché si mette in ascolto. Una stazione può rispondere, a quel punto può rispondere e dire il suo nominativo. A quel punto viene dato lo scambio di informazioni, in questo caso, perché non l'ha passato? Vabbè. Questo qui è un collegamento tra RW4, che cos'è? Russo, con un RA2 che è ucraino, no, RA2, vabbè, quelle zone là, io non li so a memoria neanche per ora. Anche perché l'HF le ho da poco, quindi non ho, invece lei è espertissima. Questo per esempio è un segnale molto basso, vediamo se si riesce a decodificare. Questo sarebbe un segnale che se fosse audio non si riesce a riceverlo, perché è proprio al limite del... Questo qui è un tedesco con un inglese, sono sempre quelle della stazione speciale. SK è fine della trasmissione. Dimmi se dico cazzate. 73 è ciao, sostanzialmente. C'è tutta una prassi, una serie. QTH è il posto dove ci troviamo, QRZ è chi sei, cioè c'è una serie di codici usati.
questo è il passaggio, il segnale 599, quindi molto forte. Questo è il nome della persona, JO55AT. Questo qui praticamente è la posizione di dove si trova questa persona. Adesso non c'è internet, però il mondo è stato suddiviso in n blocchi e vengono fuori diciamo dei quadrati di 4 km. Lui è all'interno di quel quadrato di 4 km. Di solito viene utilizzato sia per verificare più o meno la posizione, sia durante le gare, ci sono alcune gare che misurano un punto al chilometro. Quindi viene passato quello per calcolare da te a quel posto quanto distante è, perché ogni, ho fatto 383 chilometri, sono 383 punti. C'è uno scarto di quei famosi 4 chilometri, ma magari uno è prima, uno è dopo, nel complesso la cosa diventa accettabile. Questo è barra QRP, quindi sta trasmettendo in teoria sotto i 10 watt. In teoria. Come vedete il segnale è basso, per cui ci sono degli errori, però si riesce comunque, cioè questo è un collegamento valido. Vediamo questo che è più forte. Vedete che c'è evanescenza, vedete che il segnale è forte, poi scende, poi si allarga, poi scende, cura a tratti, perché il segnale è variabile. Sì, ammetto che l'antenna, non so se... era attaccata sul rostello, comunque molto, non è adatta, però il segnale arriva. RA2 è Ucraina o Russia, quelle zone là, e ho 6 metri di filo fuori, insomma, buttato per terra, quindi non è il massimo. Basta, questo qui volevo solo dare questo sta facendo la chiamata. Volevo solo dare un'infarinatura, non so, magari a qualcuno interessa, a qualcuno no, magari può interessare diventare radioamatore o almeno vedere questo mondo un po' diverso dalle solito. Se avete domande... Sì, ci sono. Allora, io sto usando questo, che esiste, questo programma esiste per Windows, per Linux, eccetera, eccetera. È che siccome ho due dischi, che io ho il boot manager che è fatto da togli un disco e ne metti un altro. e l'altro è OpenBSD e non funzionava su Open, bisognava compilarlo in Ubuntu. Ho detto, beh, su Windows, tanto non è che... La sua figura di merda prima che si è inchiodato sulla login l'ha fatta, quindi a conferma del fatto che è una merda. Quindi era solo per dimostrare che è una merda. Ho scritto la login e si è bloccato lì. Era solo per confermarvi quello. Comunque questo programma per esempio c'è per Windows, Mac, Linux, eccetera, eccetera, insorgente, si chiama FLDG. LDG. Per ricevere, allora, se volete non trasmettere ma solamente ricevere per curiosità, in teoria dovreste solo mandare per diventare SWL, perché in teoria non potreste ascoltare nemmeno. Se volete solo ascoltare, basta solo mandare via un documento in cui dite io sto ascoltando e fine, perché in teoria non potreste nemmeno, cioè questo voi non potreste vederla, questa è la teoria. No, no, ce ne sono di più piccole. In realtà il problema è che utilizza una modulazione che si chiama SSB, che è una modulazione AM ristretta. Quando voi ascoltate la radio in AM, la voce è trasmessa due volte, una è diciamo in positivo rispetto alla frequenza e una in negativo. In questo caso viene utilizzata solo una, perché le frequenze che vengono segnate dai amatori sono molto piccole. E quindi in questa maniera riescono a far stare più gente possibile. In più, meno banda viene utilizzata, meno problemi di disturbi ci sono. Quello che voi con il wifi è un segnale forte, per noi è fortissimo. Quando il segnale per voi è debole, per noi è fortissimo ancora. Cioè è un segnale fortissimo. Perché? Perché una trasmissione wifi varia dai 10 ai 40 mega. Contro, che vuol dire 4 milioni di hertz.
contro 31 Hz. La differenza è abissale. Più la larghezza di banda è elevata, più il segnale deve essere forte, più la potenza deve essere forte. Per cui più il rapporto, quello che viene chiamato rapporto segnale-rumore, deve essere elevato. Il segnale che voi insomma, in Wi-Fi risulta basso, al limite, per un radioamatore è elevatissimo. Cioè, forse anche per la voce, cioè, non è la comunicazione voce è elevatissimo, mentre per Wi-Fi non ce la fa. Infatti su Wi-Fi c'è anche la correzione d'errore e tutte queste cose qui, perché è più complessa come cosa. Il digitale terrestre ha lo stesso problema, se vedete un fulmine, voi vedete i quadratini, perché non c'è una correzione che riesce a correggere quei quadratini, quindi li vedete. Qui è la stessa cosa, solo che qui si perde qualche lettera, tutto qui. Il vantaggio è che avendo una banda molto stretta è molto più facile togliere i disturbi. Infatti il problema è che voi in questo momento c'è una comunicazione, se io tolgo e vi faccio sentire, è quel bip che... Se voi mettete un modem a casa qui e attaccate, questa roba qui è impossibile da decodificare. Una cosa, la decodifica viene fatta attraverso il PC in DSP, quindi sono tutte funzioni in DSP che riescono a togliere rumore e a identificare il segnale. Il segnale viene trasmesso sostanzialmente o con due frequenze diverse, quindi una frequenza è 0, un'altra frequenza 1, oppure shiftando la fase. Per cui se la fase non shifta, rimane quel bit. Se il negativo al posto di diventare positivo ritorna negativo, allora è cambiato lo stato del bit. Infatti c'è il QPSK che utilizza questa tecnologia, oppure il PSK che utilizza l'altra, a seconda delle tecnologie, cioè, più che altro della frequenza dei disturbi, si può utilizzare uno o l'altro. Anche le velocità possono salire, cioè con il PSK 64 naturalmente la larghezza di banda aumenta. È tutta la questione di cosa bisogna fare, cioè, con questo io posso anche collegare le Mauritius, posso collegare l'Australia, condizioni permettendo, con segnali molto bassi. Chi? Una volta sì, sinceramente penso ancora adesso, specie in zone Africa, perché è l'unica maniera per avere i dati da quelle zone lì dove non c'è internet, però comunque penso che ormai la maggior parte sia in internet. Vengono usate, cioè la radio è molto utilizzata per le zone in cui non c'è la telefonia, quindi zone Africa, Antartico, quelle zone lì, e dove l'unica possibilità sostanzialmente è la radio, perché non c'è. Anche in America è molto usata, perché in realtà ci sono chilometri e chilometri e chilometri di zero totale, per cui se due vogliono... Lì hanno il vantaggio che hanno tanto spazio, per cui hanno anche tante possibilità di mettere delle antenne molto senza avere problemi dei vicini di casa. Se l'uscita delle cuffie entra sulla scheda audio. Per chi è interessato c'è una tecnologia che si chiama SDR, che praticamente vi permette di ricevere alcune frequenze con delle spese veramente minime, perché la decodifica la fa completamente la scheda audio. Esempio, prendono i 14 mega e li campionano e la scheda audio li va a campionare. In questi casi con dei kit che vanno dai 40 euro ai 200, 600, ai 600 euro, quelli più costosi, commerciali, però potete fare, ci sono dei kit che potete fare in casa con 40 euro, voi riuscite a ricevere le decametriche, quindi senza andare a spendere 2000 euro per un apparato, con ottime prestazioni, ed è fatto completamente in DSP, quindi praticamente è la radio fatta via software. Sta avendo molto successo, anche questa è SDR per un certo punto di vista. Le radio diciamo che stanno uscendo da questo periodo in poi fanno grande uso dell'SDR, perché spostano praticamente l'elaborazione dei dati e quindi la radio da circuiti elettrici a software, quindi la radio è praticamente DSP. C'è un kit, costa 120, che riceve dai 60 mega a 1 giga e 3. È un po' sordo, però se mettete un'antennina
io ricevo, come si chiama, benissimo l'aeroporto di Venezia. Ed è una robetta così, attaccata a USB con un pezzo di filo, perché il vantaggio è che gli aerei sono in alto, per cui quando vi passano sopra la testa li sentite parlare, perché ce li avete sopra e non c'è niente di mezzo al di fuori del tetto di casa vostra. Poi il resto è fuori. Se mettete l'antenna fuori è ancora meglio, anche perché sui 118 è 60 cm, 50 cm, quindi molto piccola. E potete sentire gli aerei. Il vantaggio è che voi avete qualcosa di simile, che al posto di ricevere PSK, voi sulla scheda audio sentite la comunicazione. E ci sono delle radio di un certo livello che fanno un uso massiccio di questa tecnologia e quindi hanno dei filtri per cui riescono ad avere un ottimo, a togliere tutto quello che è il disturbo laterale. E quindi chi vuole, chi è interessato, basta che cerchi SDR radio, trova, che dovrebbe essere Software Defined Radio. Altre domande? A lunga distanza 300 di solito baud. Sì, poi ci sono anche i 1200, il problema è che superato un certo livello con la correzione d'errore, se c'è molto disturbo continua a correggere l'errore, quindi tu continui a trasmettere sempre la stessa cosa, perché d'altra parte hanno, ci sono alcuni che riescono a correggere l'errore in ricezione, per cui ci vengono messi dei bit all'interno del pacchetto che permettono di correggere il pacchetto stesso senza doverlo richiedere un'altra volta. Però è molto, io sto parlando di HF. Se andiamo in sopra un giga e due, si può trasmettere, c'è, cioè, che ci sono modem un megabit e oltre. Però quelli vengono utilizzati solito link punto a punto e non per, no, fai 40, 50 km, 60. Più la frequenza sale e più diventa visibilità ottica e più gli oggetti in mezzo diventano un ostacolo serio. Invece più faccio l'esempio, un giga e due, la lunghezza d'onda è 23 cm, 14 mega è 20 metri. 7 mega è 40 metri, quindi è tutta la proporzione, 40 metri che viaggiano è un'onda che è grande 40 metri, quindi viaggia, ribalza e fa un giga e due invece a portata ottica, infatti quando arrivate all'infrarosso non è altro che una frequenza altissima, superati tot giga si va sul visibile, cioè la luce che vedete, infatti la luce se ci mettete qualcosa davanti si blocca. Vantaggio è che alcune frequenze giga 2 per esempio rimbalzano, c'è un collegamento, mi sono dimenticato una cosa, c'è uno dei protocolli che è utilizzato per una delle connessioni che è l'estremo assoluto, che è via luna. Voi trasmettete segnale sulla luna, rimbalza dall'altra parte della terra, siccome il segnale è, potete immaginare, molto basso, lo riescono a fare attraverso un protocollo che è ancora più piccolo del PSK31 e riesce a essere ancora con meno rapporto segnale, cioè riesce a essere ancora migliore come disturbi, ed è adatto solamente però per quel tipo di, è adatto, insomma, è molto adatto per quel tipo, cioè nasce per quel tipo di comunicazione via luna. Quindi voi trasmettete sulla luna, il segnale rimbalza e va a finire in America, cosa che non riuscireste mai a fare con frequenze, sto parlando di frequenze anche 1 giga e 2, 2 giga e 3, 5 giga, cioè come se voi prendete il vostro wifi, non con i 1000 watt che è il wifi, ma intorno ai 100 watt, mettete una parabola da 4 metri e non la puntate sulla luna e decodificate il segnale, va a finire dall'altra parte. No, il segnale, una volta veniva fatto col CW, questo tipo, sia il PSK31 che questo che non mi viene il nome, dopo guardo, riesce ad andare anche sotto l'orecchio umano, quindi riesce a decodificare cose che non sarebbe, e fanno i collegamenti via luna, posso assicurarlo. Quello secondo me è l'estremo assoluto. Altre domande? Bene, grazie.